Grazie a tutti per essere qui quest'oggi. Io sono molto orgogliosa di questa giornata. È una giornata che segna evidentemente un netto cambiamento rispetto al passato. Questo l'avevamo detto da quando ci siamo insediati. Per noi il tema della sicurezza stradale è un tema importantissimo, un tema che troppo tempo è stato lasciato quasi in un angolo, è stato, diciamo, affrontato con, come dire, delle misure molto debili o più di facciata che di sostanza. Ecco, noi vogliamo che, alla luce dei dati che ancora oggi ci dicono quanto sia complicata la gestione della sicurezza stradale e quanti ancora morti e feriti abbiamo sulle strade. Io purtroppo non vorrei continuare a ricordare questi dati e spero anzi che la prossima volta che ci incontreremo, da qui a un anno, a 2 anni, potremo parlare di dati completamente diversi, dati dimezzati e dati ridotti verso lo zero. Quindi quello che io dico di questa giornata penso sia un nuovo inizio per trattare veramente con serietà, con gli strumenti più adeguati, con, come dire, degli organismi come appunto la Consulta che siano stabili nel corso del tempo e che siano quindi in grado di produrre azioni concrete, politiche concrete per ridurre questo fenomeno dell'incidentalità su strada. Ecco, io credo che quindi sia ora di cambiare il passo per quanto riguarda Roma e questa Consulta sarà veramente il primo passo in questa direzione. Tra l'altro sulla Consulta poi si interverrà anche più tardi durante questa giornata, quindi sul ruolo e sulle funzioni. Io nel frattempo volevo parlarvi anche di un altro strumento che sarà poi messo a disposizione della Consulta per l'analisi e per l'affinamento, che è il programma straordinario per la sicurezza stradale Vision Zero, di cui parlavamo poco fa, che prevede una serie di misure, azioni e interventi che questa amministrazione si impegna a realizzare nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Quindi che cosa significa? Tutti lo sappiamo che cos'è la Vision Zero. Noi vogliamo che in futuro nessuno debba rimanere ucciso o seriamente ferito a causa di un incidente stradale. Poi certo sappiamo tutti che l'errore umano, come dire, è un qualcosa di inevitabile che non possiamo programmare a priori, però siamo convinti che con lo sforzo congiunto da parte della collettività, delle istituzioni, di chi rappresenta il territorio, sicuramente potremo ottenere dei risultati molto 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 positivi in questo senso e quindi garantire anche una qualità della vita, degli standard di vita anche di chi vive in città veramente degni insomma. E quindi garantire anche all'utente la sicurezza che serve per poter percorrere, per poter usare la città tutti i giorni nella più grande sicurezza. Che cosa prevede questo programma? Innanzitutto abbraccia gli obiettivi che sono stati stabiliti in sede ONU e in sede anche europea. Parliamo evidentemente degli obiettivi identificati col decennio della sicurezza stradale, quindi che ingloba, come sapete, gli anni 2011-2020. Quindi questi obiettivi, vi dicevo, saranno di contraddistinti in obiettivi di breve, medio e lungo termine, di breve termine per cercare di cominciare ad avviare in maniera concreta e costruttiva questo percorso, rafforzando le conoscenze, mettendo in piedi le necessarie strutture e gli strumenti per consolidare una politica seria e strutturata sulla sicurezza stradale, nonché individuare una serie di priorità su cui andare immediatamente a lavorare. Poi abbiamo gli obiettivi di medio periodo che riguardano normalmente l'arco di quello che sarà il prossimo quinquennio. E per il breve periodo, per il medio periodo abbiamo l'obiettivo di riduzione del 50% del numero dei decessi e del 35% dei feriti gravi entro il 2020 rispetto ai valori del 2010. Questo è un obiettivo, ripeto, che riprendiamo dalle politiche europee e che vogliamo anche trasporre qui in questa città. Abbiamo poi evidentemente anche degli obiettivi di lungo periodo importanti da realizzare proprio per cercare di far avanzare quel cambiamento anche culturale che ci vuole per poter rendere la strada più sicura, perché si tratta sia di misure strutturali e permanenti, ma anche di cambiamento nei comportamenti di chi vive la strada, di chi vive l'automobile, le due ruote, chi vive anche diciamo, i percorsi pedonali. Quindi chiediamo che un'agenda 2030 possa veramente far sì che anche in questa città si possa avere quella sicurezza stradale di cui vi ho parlato poco fa. È chiaro che le azioni da mettere in campo sono tante, ma sono azioni che possono essere, diciamo, sia di tipo trasversale, sia azioni proprio specifiche e mirate laddove si presentino dei problemi. Le azioni trasversali credo sia importante per mettere a sistema e per mettere in relazione tutti gli attori
che devono contribuire al discorso del miglioramento della sicurezza stradale, quindi rafforzare ad esempio i canali di comunicazione tra le associazioni, tra le istituzioni, ma anche tra le forze dell'ordine, cercare di creare anche quei canali che diano attività informativa anche nelle scuole, nelle università, in tutti i luoghi in cui si fa formazione. Quindi in sostanza, detta in parole povere, rafforzare la cultura della sicurezza stradale. Ma poi vogliamo anche mettere sul campo delle azioni specifiche, volte proprio a rimuovere e contrastare degli specifici fattori di rischio che facilitano o comunque agevolano purtroppo i componenti di incidentalità. Quindi parliamo della messa in sicurezza delle strade, parliamo della sicurezza delle persone più fragili e più vulnerabili sulla strada, o comunque anche della sicurezza dei veicoli e dei servizi di soccorso, emergenza e di assistenza sanitaria post incidente. Insomma, quello che volevo dirvi, ci sono tanti obiettivi e tanti strumenti con cui agire, e quindi quello che io auspico è la creazione di una vera e propria griglia di opportunità legate al miglioramento della sicurezza stradale. E io credo quindi che con questo programma Vision Zero, che ci avvicina anche a quelle che sono le realtà del Nord Europa, in cui questi programmi hanno dato dei risultati molto importanti, anche Roma, accanto al lavoro che sarà svolto dalla Consulta per la Sicurezza Stradale e Mobilità Sostenibile e da questa amministrazione, potrà veramente essere competitiva, lasciatemi usare questo termine, sullo scenario europeo e anche internazionale. Quindi diciamo che la collaborazione prima di tutto con tutti gli utenti, tutti coloro che conoscono ben la strada, la collaborazione con le istituzioni, la collaborazione anche con la consulta possa veramente fare la differenza qui a Roma. Io quindi chiudo questo breve intervento per dirvi che sono certa che questo è una giornata che segna uno spartiacque rispetto al passato. Vogliamo che questa consulta sia operativa, vogliamo che questo programma sia implementato, e sono sicuro che con la collaborazione di tutti noi oggi presenti potremo fare un ottimo lavoro che tutela tutti i cittadini e tutte le fasce di età, anche le persone con fragilità, con disabilità, con problemi di accessibilità. Insomma, faremo un lavoro a 360 gradi che spero sarà veramente come dire, il presupposto per costruire la nostra nuova idea di Roma. Grazie.